Siamo a Expo Consumatori insieme a Oscar Di Montini, direttore marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum. Lei teorizza un tipo di economia differente, basata su valori diversi, un'economia più sostenibile? Io credo che sia l'unica economia possibile, in realtà non la teorizzo io, semplicemente così mi sono preso il carico di lanciare in maniera pubblica questa provocazione, che vorrei fosse una suggestione, che è quella di ridisegnare un po' tutti i sistemi sociali, tra cui evidentemente anche quello economico, che è centrale oggi più che mai, affinché possano rimettere l'essere umano nel suo posto che merita, che è al centro, e quindi riportarlo al suo ruolo naturale di scopo e non più al ruolo dove è stato relegato, che è quello di mezzo, che sembra una banalità, ma in realtà i dati ci dicono che così non è. Cosa risponde a tutti quanti quegli imprenditori che dicono: com'è possibile che io possa portare avanti la mia attività essendo sostenibile e avendo anche dei ricavi? L'unico vero ricavo è la sostenibilità. Tutto ciò che produce margine senza produrre sostenibilità è un furto. Lei nel suo libro parla di nuovi eroi, sarebbero questi i nuovi eroi, quelli che investono in un'economia sostenibile, etica, basata sui valori? Ma i nuovi eroi in realtà, per quanto oggi si sia in un consesso qui questo pomeriggio rivolto evidentemente agli imprenditori, il messaggio del libro è un messaggio rivolto a chiunque di noi nella sua dimensione antecedente quella del suo ruolo pubblico, no? Quindi qualcuno di noi è imprenditore, qualcuno di noi è manager, però in realtà è rivolto agli esseri umani ed è anche lì una provocazione, suggestione, invito a ciascuno di noi, me per primo, ad assumersi quel pezzo di responsabilità in porzione di quello che è il nostro calibro, no? Il nostro talento. Alcuni di più, altri di meno, ma oggi io credo fortemente alla necessità che ciascuno si riprenda carico della sua responsabilità, smettendo di delegarla ad altri, che si chiamino istituzioni, aziende, mercato. L'Italia è un po' diventato in questo momento il regno del terzo personismo, non si riesce più a dare un nome e cognome alle cose, ma solo a degli enti, a delle entità. Ecco, io sono un po' stufo di questa situazione e ho capito che effettivamente la mia vita cambierà solo se io mi prenderò un pezzo di responsabilità. E siccome nuove scienze hanno dimostrato, ad esempio la fisica quantistica, che siamo tutti interconnessi e dipendenti quindi gli uni dagli altri, allora forse oggi potremmo avere una nuova consapevolezza di quanto il nostro fare quotidiano, piccolo o grande che sia, possa effettivamente incidere sulla collettività in maniera importante, soprattutto come mai prima è stato possibile nella storia dell'uomo.